ogni giorno sul nostro gruppo da... Comunque, dove ci scriviamo tutti noi della crew, soprattutto sul nostro gruppo, il pallone d'oro, con anche l'immagine del gruppo, quella là della copertina del pallone d'oro, ci chiediamo. Ogni volta parliamo del pallone d'oro, dove si farà, come lo faremo, quanto tempo ci metteremo, come si farà. Comunque, ma la domanda che non siamo fatti è: ma qual è la nostra prediction? Quindi noi oggi in questo video andremo a fare, prima di tutto, bella ragazzi bagnati, cosa ti metterà digno? Oggi andiamo a fare un sondaggio, sorteggi, sorteggi no, comunque prediction. Andiamo a fare su Instagram un sondaggio, chi vincerà? Lo faccio anche su YouTube. Poi vi dirò anche la mia a fine video, che farò anche un sondaggio nel gruppo di WhatsApp. Però prima che inizi il video vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere mai nessun video e scrivere qua sotto nei commenti per voi chi vincerà. Vi elenco anche io. Allora, io, Digno, Elvis, Michele Erpischello, Mattia Erbisognoso, Michael, Antonio Manfredi, Antonio Saponara e Daiman. Siamo in 8. Direi di iniziare. Ragazzi, ho finito di chiedere per chi vincerà. Ho chiesto su Instagram, su WhatsApp, nella seconda H, cioè la mia classe, il pallone d'oro, e ho fatto pure chiesto sullo stato di WhatsApp. E molti mi hanno risposto in privato. Allora, quelli in privato non me li faccio vedere. Allora, adesso alla mia destra, giusto? Sì. Faccio spazio così, vedete sia me che la registrazione schermo. Per prima cosa andiamo a vedere quelli di WhatsApp. Sto facendo vedere prima quelle che c'erano all'inizio, poi i sondaggi finali. Adesso io non mi ricordo, quindi godetevi in silenzio, senza che io parli. Ah, nella seconda H mi sa che ho vinto io. Nel pallone d'oro ho vinto Elvis. In privato uno a caso ha detto Saponara, non so perché. Vabbè, su Instagram ho vinto io. Michael incredibilmente ha ricevuto 3 voti ed Elvis 2 e io 4. Vabbè, comunque le registrazioni schermo stanno continuando. Però vabbè, comunque questa è stata una prediction. Comunque, perché le persone che hanno votato stanno vedendo noi come siamo messi in forma fisica adesso, ma a giugno noi saremo diversi. Quindi per me adesso è come sto in forma fisica io. Elvis mi spacca, è stato un caso col battuto 5-4 nel derby di Aldo. Quindi beh, questo video può finire qua. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere mai nessun video. Noi ci rivecchiamo ad un prossimo video. Bella ragazzi. Thank you.